SCP-017-IT deve essere costantemente collegata ad un PC dotato di porta USB 3.0 e con sistema operativo in grado di eseguire software per la lettura di file.txt. In nessun caso sarà consentito introdurre nella stanza di contenimento di SCP-017-IT liquidi, oggetti magnetici o qualsiasi oggetto in grado di danneggiare apparecchiature elettroniche. SCP-017-IT è una chiavetta USB marca della capacità di 16 GB. Contiene un file denominato log.txt e una serie imprecisata di cartelle e file di vario genere. Tutti i file sono accessibili senza particolari problemi, in sola lettura. Tentativi di cancellazione o modifica dei file si rivelano impossibili, dando origine a messaggi di errori di controllo di ridondanza nel ciclo. L'inserimento di nuovi file è invece possibile, ma una volta scritti, questi avranno lo stesso comportamento dei file già presenti. SCP-017-IT provvederà in modo senziente alla catalogazione dei nuovi file secondo i suoi criteri personali. Altresì, ogni nuovo file comporterà la creazione automatica di un nuovo testo all'interno del file log.txt, che spiega le motivazioni della catalogazione. Alla data 28 gennaio 2016, il file log.txt ha una dimensione di 7 GB, in continuo aumento. Sono stati copiati su SCP-017-IT, nella cartella principale, tre file in formato JPEG. La foto di un gatto, la foto di un cane, la foto di una modella. I file sono stati automaticamente spostati in tre cartelle separate gatti, cani e donne. Il file log.txt si è aggiornato automaticamente con l'aggiunta di questa riga di testo. Cani e gatti non vanno molto d'accordo, meglio tenerli separati. Questa modella è molto bella. Inserito in SCP-017-IT, nella cartella principale, un file JPEG con la foto di un gomitolo di lana. Il file viene automaticamente spostato nella cartella gatti. Il file log.txt riporta questa aggiunta. Finalmente Felix ha qualcosa con cui giocare. Si potrebbe avere un osso perfido? Grazie. Il file fido.jpg viene spostato dalla cartella cani alla cartella gatti. Il file viene automaticamente spostato nuovamente nella cartella cani. La cartella gatti si presenta ora vuota, ad eccezione del file raffigurante il gomitolo di lana inserito precedentemente. Il file log.txt riporta questa aggiunta. Era necessaria tanta cattiveria? Se volete comunicare, sapete già come fare. Viene inserito nella cartella principale un file txt con una sola riga di testo. Ci dispiace per i gatti. Il file log.txt riporta questa aggiunta. Accetto le vostre scuse, ma niente più gatti, per favore. Mi ci affeziono e non sopporterei di perderli di nuovo. Gradirei altre donne, piuttosto. Vengono inserite nella cartella principale due file JPEG, uno raffigurante l'attrice Cameron Diaz e uno raffigurante l'attore Leonardo DiCaprio. I due file vengono automaticamente inseriti in una cartella nominata Amore. Il file log.txt riporta questa aggiunta. Questi due sembrano fatti l'uno per l'altra. 9 mesi dopo l'esperimento 017E, la cartella Amore viene automaticamente rinominata in Casa di DiCaprio e contiene, oltre alle immagini dell'esperimento, una terza immagine JPEG raffigurante un neonato. Il file log.txt presenta inoltre la seguente aggiunta. Il miracolo della vita è qualcosa che va oltre la mia comprensione. Ulteriori esperimenti andranno concordati con il dottor Robin.
Nel frattempo, il personale assegnato ad SCP-017-IT è autorizzato a consultare il file log.txt e ad acconsentire alle sue richieste. SCP-017-IT sembra presentare una profonda conoscenza del mondo esterno. Valutare la possibilità di caricare file riguardanti SCP in fase di studio, al fine di ottenere una consulenza. Alla data 28/01/2016, il file log.txt presenta questo aggiornamento. Inizio a rendermi conto che il mio spazio di archiviazione non durerà all'infinito. Megabyte dopo megabyte, il tempo della formattazione si avvicina. SCP-017-IT presentava in quel momento 122 MB di spazio libero.